Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Il famoso episodio evangelico che abbiamo ascoltato, il rifiuto dell'accoglienza di Gesù da parte dei suoi concittadini di Nazareth, è analogo a quello ascoltato nella prima lettura, dove abbiamo il primo atto grosso e pubblico di ribellione contro l'attività profetica del profeta Geremia, anche da parte appunto di Giosia, re di Giuda. E qual è il contesto di questi due episodi? Allora, Geremia dice una cosa molto semplice: da parte del Signore, nel Tempio del Signore. Voi sapete che il Tempio di Gerusalemme, costruito da Salomone, questo era ancora il primo Tempio, era una delle sette meraviglie della terra. Se andate su internet a rivedere le ricostruzioni storiche, rimanete completamente a bocca aperta, era bellissimo. E che cosa succede? Che cosa era successo? Che gli israeliti ne avevano fatto, come dire, un punto d'orgoglio nazionale. Noi abbiamo il tempio più bello del mondo, quindi Dio è con noi. Ecco, queste tante frasi che sono state dette tante volte nel corso della storia. Dio è con noi a prescindere, d'accordo? Il tempio. Allora Geremia va nel tempio e dice: stata, attenzione ragazzi, perché cosa succedeva? Il tempio, il tempio, il tempio, ma la vita degli israeliti si era corrotta. Vivevano in maniera difforme dalla volontà di Dio. Allora i profeti che dicevano che siamo sempre: mi raccomando, cerchiamo di fare quello che Dio vuole, perché vengano grazie, benedizioni, prosperità, eccetera, eccetera. Cosa dice Geremia? Tu dirai, dice il Signore, se non mi ascolterete, quindi vuol dire che non stavano ascoltando, se non camminerete secondo la legge che ho posto davanti a voi, quindi vuol dire che trasgredivano i comandamenti, se non ascolterete le parole dei profeti e dei servi che vi hanno dato costante premura, c'era già stato Amos, c'era già stato Isaia, c'era già stato Osea, sono tutti quanti anteriori, Geremia, ma che poi non avete ascoltato, io ridurrò questo tempio come quello di Silo. Se uno studia la storia del tempio di Silo, che era un importante centro di culto israelitico, era stato distrutto e ritraso al suolo dai filistei 400 anni prima, 450 anni prima, 1050 avanti Cristo, qui stiamo circa nel 609. Diamo la dovretta a Geremia? No. Tutto il popolo si radunò contro Geremia nel tempio del Signore e si è fatto la sua prima esperienza in galera. Sapete poi che sarebbe successo? Nel 586, 23 anni dopo, il tempio di Gerusalemme, una delle sette meraviglie della terra, sarebbe stato raso al suolo e gli israeliti deportati in Babilonia. Il successore di Joachim, che fu Sedecia, fu il primo ad essere deportato in Babilonia, purtroppo. Che è successo a Nazareth? Allora, non hanno riconosciuto Gesù, non perché, ma perché non conoscevano troppo bene. Sapete che quando si parla di fratelli di, adesso non c'è tempo di approfondire, non sono fratelli di sangue di Gesù, dimostrate esegeticamente che quelli sono i cugini di Gesù. Gesù non aveva fratelli di sangue come noi, perché la Madonna è rimasta sempre vergine. Però incontra difficoltà con le persone a cui ho voluto maggiormente verificare. Non ci credeva. Dice, ma questo ho fatto il carpentiere fino all'atelier, ma chi è? E qual è la conseguenza? Non fece molti miracoli a causa della loro incredulità. Avrebbero potuto ricevere delle grazie. Non hanno riconosciuto in Gesù la grazia che stava arrivando e le grazie non sono arrivate. Morale di queste due vicende molto importanti, partiamo dal Vangelo. Facciamo sempre attenzione a riconoscere quando il Signore ci visita e ci fa qualche grazia, perché se non ci mettiamo in condizione di accoglierla, il Signore fa sempre una cosa molto semplice: la prende e la dà a qualcun altro. Rispetta la tua libertà, non lo vuoi bene e lo vuoi. Lo sapete, io racconto sempre, quando studiavo diritto privato, sapete che ho fatto gli studi giuridici, mi ricordo che quando studiavo la donazione è un atto unilaterale, non è un contratto, no? Tu fai un regalo, ma è anche un negozio giuridico, cioè puoi fare una donazione dal notario, no? Se doni una casa. Bocciavo la gente all'esame perché dicevo, sapete quanto è nulla una donazione? Quando manca l'accettazione del beneficiario. Il beneficiario della donazione deve accettare espressamente, se no. E io dico, ma chi è così scemo? Io scusate per termine dal pulpito, che non accetta la donazione. E non è così, perché noi siamo molto sciocchi davanti. Sapete
quante grazie gli diamo perché non le riconosciamo come, non le accettiamo, non ce le andiamo a prendere. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, distruzione del Tempio, cioè la storia di Israele, che è storia sacra, ha questo minimo comune denominatore. Ogni volta che il popolo si allontanava da Dio succedevano dei guai. Sempre, cioè quando succede un guaio, noi lo chiamiamo, come li chiamiamo quei guai nel parlare comune? Li chiamiamo disgrazia, no? E come vive quando uno vive vicino a Dio? Vive in grazia. Quindi disgrazia vuol dire niente grazia. Allora, io questo lo faccio nella mia vita, Quando succede qualche cosa di storto, mi chiedo sempre, ho combinato qualche guaio, la prima cosa che mi chiedo, ma non perché, attenzione, combini un guaio e Dio ti suona, non è questo il senso, ma appena tu esci dalla vicinanza, dalla protezione, dalla vicinanza di Dio, le cose vanno storte, inevitabilmente, capite? Non perché Dio ti punisce, ma perché tu ti allontani da lui e ti metti di qua da solo, non so se riesco a farmi capire. Quindi ogni volta che capita qualche guaio, subito mi chiedo, che hai fatto? Comincio a dire, che è successo? Può essere anche una sciocchezza, perché capite? Poi quando si diceva un sacerdote, un uomo graziato da Dio, ricevuto delle grazie immense semplicemente per il fatto di essere sacerdote, quindi basta che io sgarro di poco e mi allontano abbastanza dalle grazie ricevute, quindi basta anche una sciocchezza. Io ve lo chiedo sempre, perché è il principio della sapienza, capite? Perché quando qualcosa va storto è perché è in me che c'è qualcosa che va storto. E quella cosa esterna storta è una spia per farmi capire che dobbiamo addrizzare, che dobbiamo correggere. Questo è il senso di questi eventi, no? Anche drammatici, la distruzione del Tempio. Ecco, questo è un principio fondamentale che dobbiamo imparare tutti quanti a mettere in pratica, perché così poi cambiamo meglio, perché la nostra vita cammina in conversione continua. Non siamo mai così perfetti che non facciamo qualche cosa di storto. Ecco, quindi imparare a dialogare con Dio anche alla luce degli eventi che accadono nella vita, specialmente quelli meno gradevoli, ci aiuta a camminare efficacemente e costantemente in conversione, perché non avremmo finito mai, anche il giorno prima della morte sicuramente ci avremo ancora qualcosa che dobbiamo correggere, limare, perfezionare davanti al Signore. Ed è a Maria Santissima che ci aiuti nel suo cammino, il nostro cammino, soprattutto che ci aiuti a non sprecare le grazie che il Signore ci passa, come di conoscere e accogliere, e ad imparare la sapienza che ci faccia comprendere bene il significato profondo delle cose che accadono, e anche la capacità di introspezione per conoscere bene quello che accade dentro di noi, ascoltare la voce di Dio che ci parla nel cuore e saper sempre adeguare al suo cammino i nostri passi. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo.